SIGEP 2023, ci troviamo allo stand di Misu, il sistema che ormai non è solo un sistema di erogazione di prodotto per tutti coloro che desiderano soddisfare la richiesta del dolce al fine pasto nella ristorazione o lo sfizio di mezza giornata nei bar, e ce ne parla Yuri Merlini. Yuri, bentornato dopo ben oltre 2 anni. Buongiorno Fabio, a te e ai tuoi ascoltatori. Dopo 2 anni siamo ritornati al tuo stand e ci hai cominciato a raccontare un po' di novità, e per questo io ho detto un sistema che non è più solo un sistema. Yuri, tu mi hai raccontato, come dicevo poco fa, tutte quelle che sono state le evoluzioni, i processi evolutivi di Misu, raccontiamolo anche a loro. Sì, beh, questi 2 anni sono stati 2 anni molto importanti, perché sono stati anni difficili ma nei quali abbiamo investito su 2 fronti importanti della nostra azienda, sul fronte commerciale e sul fronte produttivo. Dal punto di vista commerciale abbiamo iniziato a lavorare con la distribuzione, quindi a distribuire il prodotto non solo in modo indiretto ma anche attraverso distributori sul territorio, per aumentare la nostra capillarità commerciale ma soprattutto anche la capillarità logistica. Abbiamo aperto anche dei canali nell'ambito della grande distribuzione con prodotti dedicati. Dal punto di vista invece produttivo abbiamo avviato il nostro nuovo stabilimento di produzione di circa 800 metri quadri e siamo già in programma per un ulteriore ampliamento, perché fortunatamente vediamo che con il contesto economico che sta migliorando giorno dopo giorno c'è necessità di aumentare i volumi produttivi. Diciamo anche che, beh, insomma, 800 metri una volta, 2 anni fa, era uno spazio magari spropositato. Oggi è davvero uno spazio piccolino, perché serve sempre più spazio per stoccare, per fare in modo da creare una logistica funzionante e utile a quello che deve essere lo scopo, e cioè andare a mandare con continuità il prodotto in più parti d'Italia, ma direi anche in più parti del mondo. Assolutamente, stiamo ampliando in effetti anche il numero e la quantità di clienti esteri, quindi che operano sia in comunità europea ma soprattutto al di fuori della comunità europea. Abbiamo introdotto anche dei nuovi prodotti che tra un attimo vi racconterò, e questi necessitano ovviamente l'installazione di linee di capacità di stoccaggio per appunto poterli produrre, stoccare e poi anche distribuire. E allora parliamo di nuovo prodotto, nuova linea di distribuzione. Qual è il segreto che state rivelando qui al SIGEP 2023? Sì, come sai noi siamo conosciuti per la macchina, che è uno strumento molto efficace per la preparazione del tiramisù espresso, ma diciamo nel recente passato abbiamo sviluppato un prodotto per la ristorazione che magari per svariati motivi non riesce a garantire magari determinati volumi per l'accesso alla macchina, e quindi però vuole utilizzare il prodotto, e quando abbiamo creato un kit che consente la preparazione del tiramisù espresso anche senza l'utilizzo della macchina. Questo è molto efficace perché consente di abbattere in modo molto importante i tempi di preparazione a pochi minuti, pur garantendo l'artigianalità del prodotto. Nel frattempo però facciamo vedere ancora una volta come funziona questa macchina. Facciamo un'erogazione prodotto anche per andare a sentire il profumo inebriante della vostra crema, che non viene più solo distribuita dal macchinario che vedete qui alla mia destra fra di noi, ma anche addirittura attraverso la poche realizzata proprio per la produzione conto terzi, anche per piccole realizzazioni. Assolutamente, ed era proprio il kit di cui vi parlavo, che si compone quindi della nostra crema di tiramisù ormai molto conosciuta, confezionata non più in vaschette ma anche in sac à poche e sempre abbinata ai savoiardi bagnati di caffè, con i quali appunto si può preparare il tiramisù o numerose altre composizioni veramente in pochi minuti.
E allora, mentre loro preparano in questo caso il tiramisù che stanno vedendo proprio in questi attimi sullo schermo, indichiamo la casella di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni, diventare clienti e appunto creare un nuovo rapporto commerciale con Misu. La nostra casella di posta è info@misu.it, scritto Mantova Empoli Empoli, Savona O30O30.it. E allora, grazie nel frattempo per la collaborazione. Io mi fermo per un attimo qui per gustare questa bontà che ormai non gustavo da 2 anni e voglio provare il nuovo gusto al pistacchio. Grazie Yuri. Grazie Fabio, grazie a te, è sempre un piacere.